Ciao a tutti, un bacione enorme dalla vostra Nika. Allora, altro video haul. Questi cartopazzi. Allora, diciamo che il succo, quello più grande di questo video, vi farò vedere più tante cose comunque acquistate. La mia famiglia mi fanno ridere. Allora, acquistati da Lidl. Finalmente ho trovato anch'io qualcosa da Lidl, che chi ha già visto la foto postata su Instagram lo sa. Adesso vi, prima di tutto vi faccio vedere altre due o tre cosine che ho aggiunto in questo video, perché è inutile che faccio il video per tre altre cose, perciò l'ho messo insieme a queste di Lidl. Prima vi faccio vedere quelle. Da Auchan ho preso questi a un euro, che sono i correttori, quelli bianchi per correggere, comunque servono ai miei figli a scuola, un euro tutti e tre, faccio vedere bene. E poi a 2 euro ho ripreso queste che avevo già prese, adesso vi faccio vedere bene cosa sono. Sono penne colorate, gel, profumate. Vabbè, vi faccio vedere come scrivono, ma ve le avevo già fatte vedere in un altro video, non so se avrete già visto prima di questo, non lo so perché c'è una confusione di video, ve l'ho già detto, un giro, un casino ancora di video. Andiamo, ne tiriamo fuori una a caso, dai, il rosa, proprio a caso, eh. E sono belle, io mi sto trovando bene, perciò le ho viste, ho detto, le riprendo. Subito non lo senti il profumo, lo senti dopo un po' che le usi, però sono molto belle. Comunque, vabbè. Sono 3, 6, 7, anche disparite, 7 colori, vabbè. Allora, e c'è dentro, vi faccio vedere, comunque il rosa che ho tolto, che è fragola, l'arancio che è arancia, poi c'è anguria, quel verdino, no cos'è, il verdino, un grigio, giallo banana, mirtillo blu, uva viola e verde la mela, mela verde. Poi è un saltino dai cinesi, ho preso altre tre cosine, di cui due sono questi sticker, che troppo belli, 90 centesimi a pacchettino, in uno ci sono questi animaletti qua, giustamente i cani, stupendi, bellissimi, cucciolotti, e poi questi, con i teschietti, i cuoricini, la chitarra, carini, mi piacevano, 90 centesimi in uno, e poi a 4,90€ mi sono presa questo, da mettere sulla mia postazione, adesso lo apriamo insieme perché non ho ancora aperto niente e non vedo l'ora di andare a posizionarlo sulla mia scrivania, mettere dentro tutte le cosine cartopaste. Mi è saltato un pezzo di carta anche fatta. Allora, vediamo, ok, a 4,90€ mi sembrava proprio carino. Allora, ha tre cassettini, beh, ovviamente, uno, due, tre, e poi sopra due buchi. Ed ha anche questa ribaltina qua, che si può mettere dentro ancora qualcosina. Io penso di metterci dentro tutte le mie clip, le mie graffettine, e poi vedo se ci sta qualche piccolo blocchettino di post-it da qualche parte, quelli piccoli. Comunque penserò di riempirlo, così qua ci metterò la colla. Dopo vi farò vedere un'ennesima volta come lo userò. E poi adesso arriviamo appunto al succo del video, che sono gli acquisti Lidl. Sempre cartopazzi, ovviamente. Adesso finalmente le ho trovate, di questa marca qua, Crelando, che ogni volta che andavo non le trovavo mai. Comunque vabbè, le conoscete benissimo se andate in giro a vedere come me, pazza, i video degli acquisti Lidl. Adesso vi faccio vedere il primo, che è questo con il disegno dei gufetti, insomma dentro tutte queste carte, vediamo, riesco a rivedere bene, un po' colorate, mega colori. Voglio farmi vedere quelle con i buffetti, che sono la mia passione. E qua c'è dentro anche una un pochino più velata, non so che teschema, che non è cartoncino quella. Voglio far vedere i buffetti, poi delle altre sì, mi interessano, ma non più di tanto. No, vabbè, scherzo. Aspettate che vi cerco i buffetti, perché anche questa con le macchie è bella. Adesso ve la faccio vedere bene, cerco così, perché sennò ora che rampa fuori la dica. Questa, che è stupenda. Poi, quella con i guffi, fiorellini. Poi vediamo. Eccola qua, guardate che meraviglia. E questa sono così. Poi c'è anche questo che è diverso. C'è una dentro diversa, anche qua qualcosa con i gufi, ma qua non ha quella un po' velata. Qua sono proprio tutte cartoni colorati, anche tinta unita, tutte decorate. Queste con dei mostriciattoli, verde, bianca. Però finito di spaccare tutto. Un'altra verde a righe. Questa con le lettere, rossa. Eccoli qua, che meraviglia, yeah. Poi sono tutte un po', sì, alcune tinta unita, vabbè, ci può sempre fare qualcosa per attaccare sull'agenda, per fare, vediamo dopo. C'è anche la prima che è molto bella, questa con le foglie,
si dovrebbe fare qualcosa del genere, che c'è su come bisognerebbe creare, usare queste carte qua, però vabbè, e si usa come si ha voglia dopo, una volta che le compri sono tue, le usi come c'hai voglia. Questa, vediamo, questa rosa, quest'altra con i cuoricini, quante sono belle. Comunque vabbè, queste le ho pagate un blocco 3,99, perciò 3,99, 3,99, e poi ho trovato gli sticker e mi sono data alla pazza gioia con gli sticker, perché adesso vi spiego, adesso ve li faccio vedere man mano, che ne ho presi parecchi. 1,49€ uno, praticamente 1,49€ ti porti a casa questo, ed è doppio anche dietro con la musica, e dietro ci sono i robottini, e poi qua ci sono le bandierine festose, e dietro tutta la frutta, praticamente 1,49€ questo, e idem gli altri che adesso vi faccio vedere, che poi l'ho presi qualcuno anche doppi, perché sapete chi vanno destinati, perché si dividono le cose qua fra le due catopazze della casa, io e mia figlia. Allora ho preso doppi questi, 1,49€ sempre un pezzo, che però hanno un foglio e un altro foglio, sono due fogli, e non è male, perché comunque paghi un foglio anche solo da Tiger, un foglio solo così singolo lo paghi 1€. Per carità, sono bellissimi, che io li adoro quelli di taglia, ma è capitata l'occasione di trovarli, li ho presi, e questi sono uguali, due. Poi di doppio ho preso questi degli animaletti, che sono stupendi, vedete, così e così, due. E poi ho preso quelli del circo, così, sempre doppi. E ultimo, ma non meno importante, perché è quello stupendo, questo con le principessine, ma quanto è bello il castello. E poi dietro ci sono le farfalle e i fiori, che sono spettacolari, bellissimi. Guarda, sono contenta di aver trovato qualcosa di questo genere anche da Lidl, perché non trovo mai niente. Quando arrivano tutte sembrano delle mastiche, ma giustamente, né? Perché con i prezzi che hanno le cose sono meravigliose. E niente, questo video è finito, fatemi sapere, spolliciate se il video vi è piaciuto, e un bacione, al prossimo dalla vostra Annika, ciao!